Si tratta sicuramente di una brillantissima operazione per la caratura criminale del personaggio, fratello dell'altro Aquino Rocco, non meno importante di lui, anzi sicuramente più importante. E si tratta dell'ennesimo successo che dimostra non soltanto la professionalità e la caparbietà investigativa dei carabinieri, ma dimostra soprattutto che la strategia investigativa che la DDA di Reggio Calabria si è prefissa ormai negli ultimi anni viene concretamente attuata grazie appunto alla sinergia, alla professionalità, all'impegno di tutte le forze dell'ordine e all'interno dell'Arma dei Carabinieri, da questa sinergia interna tra i vari reparti specializzati che è stata già sottolineata ed enfatizzata in maniera abbastanza chiara dal nuovo comandante provinciale. Prego. Lei continua a dire, dottore Gratteri, che il fatto che un latitante rimanga nel proprio territorio è un segno di potenza. No, è fondamentale distinguere la tipologia criminale del latitante, cioè capire se un trafficante di droga non ha bisogno, dal punto di vista del suo potere, della sua attività, della sua strategia, di vivere sul suo territorio, ma può benissimo trascorrere la latitanza in Europa, ad Amsterdam, a Rotterdam, a Palma di Mallorca o nell'America del Nord o del Sud. Mentre un soggetto che ha potere dal punto di vista criminale all'interno del suo locale, non si può allontanare per lungo tempo dal suo territorio, altrimenti è una perdita di forza, di leadership, è un atto di debolezza. Ci ha detto che è un testa calda, fermo restando la bravura insomma dei carabinieri che hanno operato, ha fatto qualche passo falso? Guardi, passi falsi non ne ha fatto, è stato sfortunato ad imbattersi in una struttura di altissimo profilo, cioè io faccio questo lavoro da 26 anni e vi posso dire che man mano che passa il tempo io vedo una forte esplicitazione dei carabinieri nel loro complesso, e in questo caso c'è una squadra formidabile composta da uomini del Ross Centrale, dai cacciatori di Vibo Valentia, dai carabinieri del gruppo di Locri, dai carabinieri del gruppo di Reggio Calabria. Sono uomini scelti, messi assieme, che riescono a produrre di questi risultati. Non sono dei dilettanti questi latitanti che vengono catturati, gente di altissimo profilo. Voi non avete idea il tempo, le ore e quanto si spende per stare, cioè queste persone non sono state lasciate un attimo dal momento in cui si sono sottratti alla cattura, ai fermi di crimine. Quindi voi immaginate in questi due anni e mezzo, un gruppo di decine di carabinieri, complessivamente possiamo parlare di 30-40 persone che si succedevano, che si susseguivano, da due anni e mezzo appresso a questi latitanti. Ma ci può raccontare quest'ultima fase prima della cattura, insomma, e dove è stato preso? Ma lui è stato preso, ovviamente ci sono state delle indagini tecniche, sono indispensabili nel lavoro, il cosiddetto lavoro di intelligence. Noi ci possiamo sedere attorno al tavolo a discutere le menti più esperte di criminalità, di 'ndrangheta, tutto quello che volete, ma se non abbiamo gli strumenti tecnici e poi non abbiamo i cacciatori che vada fisicamente a prendere questi, avete visto in quale tane vivono, e noi non riusciremmo a catturare questi latitanti. Il capo d'accusa è esatto? Allora, lui in questo, nel processo crimine è stato assolto con rito abbreviato dal 400 bis, però ha il 12 quinquies relativamente alla gestione del Miramare, di fatto era suo, aggravato all'articolo 7. È stato, come diceva bene il procuratore Sferlazza, condannato a una pena per noi molto molto bassa, e stiamo preparando il ricorso per Cassazione. Grazie. Grazie. Dottore Gratteri. Sì.